troppi contagi negli ultimi giorni, l'indice RT a 1,37 per la nostra regione scattano le misure di massima restrizione in zona rossa da martedì, lo ha deciso il ministro Speranza. Il generale è in visita all'ospedale da campo di Cosenza, si dice soddisfatto dell'accelerata sui vaccini in Calabria, Spirlì preoccupato per i dati del contagio, sono in rialzo. La situazione è difficile in Calabria, negli ospedali i reparti sono pieni, all'Annunziata in 13 nella tenda questa mattina in attesa di ricovero e anche a Catanzaro la situazione è grave. I numeri del contagio crescono sempre di più nel Cosentino, l'epidemiologa Amalia De Luca dell'ASP di Cosenza lancia l'allarme. Il sindaco di Paola ha rischiato di pagare 1 milione di euro per i danni causati dall'ordinanza emessa per la chiusura delle scuole, ma il TAR non ha accolto la richiesta. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, un peggioramento dei dati a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, l'aumento dei contagi e la Calabria torna in zona rossa. A questa decisione il ministro Speranza firma l'ordinanza, contribuisce anche il crescente numero di ricoveri in ospedale con nosocomi ormai al collasso, i particolari nel nostro servizio. La Calabria in zona rossa, lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati rilevati dall'Istituto Superiore di Sanità che tracciano un quadro di rischio per la nostra regione con l'indice RT a 1,37 e i troppi contagi registrati negli ultimi giorni, da arancione a rosso dunque, con l'inasprimento delle misure determinate inoltre dalla situazione dei ricoveri in costante crescita e gli ospedali ormai al collasso. La zona rossa che partirà da martedì prossimo prevede scuole chiuse, limitazione alla circolazione, si potrà uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative o problemi di salute, negozi chiusi, fatta eccezione per quelli di prima necessità. Insieme alla Calabria si coloreranno di rosso la Val d'Aosta e la Toscana. E oggi in Calabria è stato il giorno della visita del generale Figliuolo e del capo della protezione civile Curcio. C'è stata una visita all'ospedale da campo di Cosenza, un vertice in regione, ma vediamo com'è andata. Tappa al presidio militare vaccinale di Cosenza del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo in visita in Calabria. L'arrivo anticipato da quello del presidente facente funzioni Nino Spirlì, che ha parlato della disponibilità dei vaccini, ha chiesto una tregua a chi critica il lavoro della regione e fatto riferimento ai contagi in crescita. Le dosi ci sono arrivate, stanno arrivando. Il generale peraltro ci ha assicurato il raddoppio di alcuni invii, per cui le dosi ci sono e ci saranno. La cosa importante e evitare da questo momento in poi di polemizzare sulla situazione sanitaria calabrese, perché tutti quanti sappiamo qual è il punto di partenza della sanità calabrese. I numeri non sono confortanti, purtroppo i contagi sono in aumento, lo sappiamo, lo sapevamo e l'avevo anche un po' predetto contro tutti. Sapevo perfettamente che saremmo andati, perché era evidente, tutti i territori italiani stanno patendo l'arrivo delle varianti, purtroppo sono arrivati anche in Calabria. Poi, dopo un giro nella struttura campale, l'intervento con la stampa del generale Figliuolo, che qualche tempo fa si era detto preoccupato per la Calabria. Abbiamo chiesto al commissario se oggi lo è ancora. Io non è che sia preoccupato per la Calabria, io sono preoccupato per tutte le regioni affinché si possa chiudere il piano vaccinale, come diceva il mio amico Fabrizio Curcio, il capo della Procif, arrivare al momento giusto ai 500.000. Siamo in linea col piano, ieri la Calabria ha fatto 7.000 somministrazioni e siamo andati a livello nazionale a 243.000 ieri, quindi siamo in linea con il piano. Stanno arrivando, secondo i flussi prestabiliti, i vaccini, dobbiamo incrementare il numero di hub vaccinali. Qui stiamo incrementando, perché l'altro ieri sono arrivati a rinforzo di quelli che c'erano un ulteriore medico e 4 infermieri, nei prossimi giorni arriveranno altri 2 medici, stiamo ricognendo gli hub vaccinali per implementarli, quindi renderli operativi nel più breve tempo possibile.
Al termine della mattinata, il commento positivo del commissario dell'ASP La Regina. Gli obiettivi dell'azienda sono la risoluzione dei problemi relativi alla diminuzione delle sedi che porteranno a concludere la fase degli over 80 nei centri di residenza e il sostegno ai soggetti fragili in difficoltà con la piattaforma. Il commissario ha confermato l'intenzione di attivare un call center. Abbiamo solo un problema di seconde dose Pfizer perché dobbiamo ripeterlo agli anziani, agli over 80 che l'hanno già avuto. Quindi su questo, se risolviamo questo problema, siccome arriverà anche il Moderna, quindi col Moderna poi inizieremo le prime dosi e le seconde dosi per gli over 80. Un'attenzione particolare ai fragili adesso. Stiamo vedendo come fare perché non possiamo permettere che i nostri pazienti non possano accedere alla piattaforma perché non sono in grado. Dobbiamo trovare un sistema complementare alla piattaforma. E come dicevamo, c'è stata anche la visita del generale Figliuolo alla cittadella regionale a Catanzaro, c'è stato un vertice e mentre all'interno si discuteva del piano vaccinale, all'esterno la protesta del consigliere regionale Graziano Di Natale. Vediamo. Come preannunciato, sono qui davanti il palazzo della cittadella regionale per manifestare il dissenso di quanti reclamano un sistema sanitario efficiente. È impensabile che, nonostante le mie sollecitazioni, le mie missive, il Consiglio regionale della Calabria non si sia riunito una sola volta per discutere dell'emergenza sanitaria. Il Parlamento dei Calabresi, che è appunto il Consiglio regionale, deve fare questo. È imprescindibile che la politica regionale metta all'inizio della sua agenda il problema sanitario e l'emergenza sanitaria. La questione dei vaccini, la questione degli ospedali chiusi, la questione del tracciamento, tante questioni che sono in campo e che purtroppo non vengono discusse da un consiglio regionale che risulta assente. Rispetto a questo comportamento io protesto perché è necessario che i calabresi abbiano dei rappresentanti che prendano a cuore quello che è il problema più importante, la loro salute. Sul fronte dei vaccini, in tanti ci scrivono perché non arriva la seconda dose, perché è stata rinviata la data per l'inoculazione della seconda dose agli over 80. Noi abbiamo trovato un documento della multinazionale che, guardate cosa scrive. Il caos vaccini tiene banco in queste ore in Calabria, anche perché in tanti, vista la carenza di dosi soprattutto di Pfizer, sono stati costretti a rinviare gli appuntamenti previsti per il cosiddetto richiamo. È accaduto da nord a sud della nostra regione, molte le segnalazioni che arrivano quotidianamente alla nostra redazione, ma siamo riusciti ad entrare in possesso di una scheda informativa diramata proprio dalla casa biofarmaceutica newyorkese che raccomanda la somministrazione della seconda dose del vaccino 3 settimane dopo la prima, ma le analisi di efficacia parlano di una forbice che va dai 19 ai 42 giorni. Una curiosità che abbiamo constatato spulciando le carte resta il fatto che martedì verranno consegnate altre dosi nella nostra regione e che consentiranno dunque di completare una volta per tutte per gli over 80 la campagna vaccinale iniziata i primi di marzo. E adesso ci spostiamo a Castrovillari per capire come sta andando questa campagna vaccinale. Intanto vi dico però che Fiumicino è il primo hub vaccinale che apre di sera in Italia. Stiamo viaggiando, dice l'assessore D'Amato, a 26.000 vaccinazioni al giorno e aprendo anche di notte possiamo arrivare anche a 50.000, che è l'obiettivo chiesto da Draghi. Noi siamo pronti, ma chiaramente servono le dosi che oggi non ci consentono di estendere questa modalità su tutti gli hub. Vediamo come vi avevamo anticipato la situazione invece a Castrovillari. Vaccinazioni anti-Covid. Il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lopolito, scrive agli organismi regionali rilanciando ruolo e capacità dei comuni rispetto alla non funzionalità del sistema centrale di prenotazioni che rende difficile il raccordo con ultraottantenni e soggetti fragili. Adecarsi nei luoghi dove vengono prenotati, che spesso sono fuori provincia, qualcuno è stato prenotato nella provincia di Catanzaro, qualcuno in quella di Vibo, ieri mi dicevano addirittura nella provincia di Reggio
Calabria. È chiaro ed evidente che questo sistema, che non ha nulla di chiaro ed intellegibile, non favorisce soprattutto i soggetti che in questa fase sono i destinatari, perché prioritari, della vaccinazione, vale a dire gli ultraottantenni, gli estremamente vulnerabili. Bisogna rivedere il sistema, almeno per quanto riguarda queste categorie, continua Lopolito. Il meccanismo precedente, che dava maggiore autonomia ai distretti sanitari, ci ha portato a vaccinare quasi tutti gli ultraottantenni in questo territorio. Siamo sopra l'85%. Difatti in questo periodo si stanno facendo già i richiami con un'organizzazione precisa che chiama le persone e stabilisce il giorno, ma soprattutto lo fa all'interno dello stesso comune. Immaginiamoci quei comuni piccoli, periferici, già penalizzati dal fatto di essere all'interno praticamente di zone dell'entroterra, recarsi fuori regione, fuori provincia. Non tutti hanno parenti che li possono accompagnare. E allora in questa fase il sistema della piattaforma non funziona. È chiaro che noi chiediamo trasparenza, che vengano effettivamente garantite le priorità, ma in questo c'è l'ente pubblico, che è appunto il distretto sanitario, che garantisce questa trasparenza e queste priorità. Da sottolineare che il Comune di Castrovillari aveva chiesto alla Regione, senza alcuna risposta, la possibilità di realizzare sul territorio un centro vaccinale utilizzando la caserma Ettore Manes, dopo aver avuto le disponibilità. Il reggimento della Brigata Garibaldi ci ha dato la disponibilità ad utilizzarlo, non abbiamo avuto alcuna risposta da chi doveva sottoscrivere il protocollo che io stesso mi sono premurato di inviare. Insomma, una situazione difficile, complicata, molto lontana da quella che abbiamo visto a Fiumicino, dove in un hub si è cominciato a vaccinare anche di notte. Sul fronte dei contagi, il bollettino di oggi conferma una situazione importante. Anche oggi si supera quota 403 i morti. Vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 2.844 tamponi, 412 nuovi positivi, in particolare Cosenza 190, Catanzaro 57, Crotone 47, Vibo Valentia 34, Reggio Calabria 82. I ricoveri oggi in regione sono 313, in terapia intensiva 35, 3 i decessi. E lo abbiamo visto, d'altronde la Calabria è finita in zona rossa, abbiamo visto i contagi, il numero del contagio che cresce sempre di più. C'è una zona della nostra regione, l'Alta Calabria, il Cosentino, ad essere particolarmente attenzionato, e c'è la dottoressa Maria De Luca dell'ASP di Cosenza che già ieri aveva lanciato l'allarme. Sentiamo. Dottoressa De Luca, oggi un dato davvero pesante per la provincia di Cosenza, con più di 250 nuove positività. Siamo sopra la soglia dei fatidici 250 per 100.000 abitanti, che in qualche modo rappresentano un parametro, diciamo, di allerta per quanto riguarda le zone eventualmente da sottoporre a misure più restrittive. Abbiamo riscontrato oggi un numero di casi sullo Ionio, diciamo, che vale poco meno della metà di tutti i casi riscontrati nella provincia, quindi c'è sicuramente una situazione, diciamo, da tenere sotto controllo nell'area ionica, specialmente nella zona di Corigliano Rossano. Negli ultimi 14 giorni abbiamo registrato un numero di casi, diciamo, rilevante rispetto a quelli che registravamo precedentemente, quindi c'è stato un crescendo e oggi abbiamo raggiunto il numero più alto rispetto ai giorni precedenti. Vediamo se stiamo facendo anche molti tamponi, molti più tamponi, oggi erano oltre 900, quindi diciamo che i testing sono anche importanti, il numero di test che vengono fatti, perché scovano, diciamo, più positivi. C'è da dire che molti di questi casi sono asintomatici o paucisintomatici, quindi
Oggi abbiamo un numero totale di ricoverati pari a 180 con 19 casi in rianimazione fra le strutture della nostra provincia, l'Annunziata, e l'azienda ospedaliere di Catanzaro, Mater Domini e Pugliese Giaccio. Quindi i nostri pazienti sono distribuiti fra queste tre aziende ospedaliere. E crescono anche i ricoveri, la situazione negli ospedali è davvero difficile. Stamattina all'Annunziata c'erano alcuni pazienti in attesa di ricovero nella tenda, e al Pugliese Giaccio di Catanzaro anche lì la situazione è molto complicata, è il punto in questo servizio. Sono ore complicate al Pugliese Giaccio di Catanzaro, dove non c'è più posto per i malati Covid, come conferma ai nostri microfoni il primario di malattie infettive Lucio Cosco. La situazione è abbastanza difficile e complicata. So perfettamente che i numeri, non solo miei ma anche quelli degli altri ospedali calabresi, dimostrano come gli stessi ospedali sono in notevole sofferenza. Non va meglio a Cosenza, dove questa mattina erano 13 i pazienti in attesa di ricovero nella tenda dell'esercito, una situazione difficile già da ieri sera, quando è stato chiesto all'ospedale di Catanzaro di accogliere i pazienti. Ormai siamo pieni, l'unico modo è quello di rimettere il più presto possibile. E niente, fino ad ora abbiamo bilanciato le entrate così, per così dire, le uscite. Ma ora le richieste di nuovi ricoveri sicuramente sovrabbondano quelle delle dimissioni, per cui anche noi abbiamo un pochino di difficoltà. Ricordo che anche nella nostra provincia ci sono alcuni focolai che meritano l'attenzione. Torniamo nel Cosentino ed esattamente sul Tirreno a Fuscaldo, perché nella città c'è allarme per l'aumento dei contagi e il sindaco ai nostri microfoni lancia l'appello a collaborare, a non uscire, soprattutto durante le feste. Vediamo. Fuscaldo fa i conti con l'aumento dei contagi e il sindaco ai nostri microfoni a raccontare la situazione preoccupante della cittadina tirrenica del Cosentino. Abbiamo un numero di positivi importante, è un numero che è in crescendo, anche se da ieri questa curva si sta appiattendo, però la preoccupazione è massima. Siamo in apprensione, stiamo facendo i tracciamenti, per fortuna, ecco, nello sconforto generale non ci sono casi positivi asintomatici, praticamente non abbiamo nessun ricovero, non ci sono patologie importanti, e questo ci lascia un po' ben sperare. Certamente staremo attenti sull'evoluzione e non sono esclusi provvedimenti più rigorosi, perché nei prossimi giorni appunto bisogna contenere il più possibile questo fenomeno. Un momento difficile, in atto le misure di contenimento, il primo cittadino invita alla cautela e alla prudenza in vista delle prossime festività. Beh, certamente le festività pasquali non ci aiutano, però bisogna mettere la salute al primo posto e dobbiamo essere più responsabili del solito. È una preghiera che faccio quasi quotidianamente a tutti i miei concittadini. Molti hanno capito il senso di questo mio modo di fare e di dire, altri no, però ecco, si stanno prendendo i provvedimenti del caso. Ed ora la vicenda del sindaco di Paola, che dopo l'ordinanza di chiusura disposta nel mese di novembre gli era stato notificato un'ingiunzione di pagamento personale da parte di alcuni genitori di circa 1 milione di euro. Il TAR ha scongiurato questa ipotesi, ma sentiamo la vicenda raccontata dallo stesso primo cittadino. Vediamo. Siamo davanti al municipio di Paola per raccontarvi una vicenda che ha come protagonista il sindaco Perrotta. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Il sindaco ha rischiato di sborsare 1.200.000 euro di tasca propria. Perché? Che cosa è accaduto? Il mestiere del sindaco è un mestiere difficile.
alle difficoltà normali poi se ne aggiungono altre. La pandemia li ha in qualche modo amplificati, perché c'è una sorta di riflettore che si accende su tutto quello che è l'operato del sindaco, il quale deve tutelare la salute, deve assumersi responsabilità, deve prendere decisione, deve supplire alla mancanza di decisione da parte di altri enti e istituzioni, e poi però ci sono le vie che vengono seguite dai cittadini. Nel caso specifico, quando c'è stata l'ordinanza di chiusura, e noi l'abbiamo fatta perché in quel periodo i casi di positività a Paola erano saliti da 0 fino a 80 unità, quindi c'era una grande paura. Nello stesso tempo già molte classi erano quasi vuote perché i genitori avevano difficoltà a mandare i figli a scuola, quindi ci è sembrato giusto prendere quella decisione. Ovviamente rispetto a quelle che sono le decisioni del TAR ci siamo adeguati. Sono rimasto rammaricato perché addirittura c'è stata la richiesta di risarcimento danni. Il TAR poi ha scongiurato che questo si verificasse, risarcimento danni chiesti poi personalmente al sindaco colpevole di non aver permesso ai ragazzi di tutelare un giusto diritto. Il Tribunale non ha accettato questa richiesta, l'ha motivata pure. Io ringrazio l'avvocato Florita, che è un nostro concittadino molto esperto, molto bravo, che anche in maniera disinteressata, perché ha svolto il patrocinio in maniera gratuita, ha fatto valere le nostre brave ragioni. E chiaramente c'è da riflettere. Noi abbiamo un gruppo in cui ci siamo tutti i sindaci della provincia di Cosenza, e ogni volta che ci confrontiamo, adesso ci sono colleghi che hanno dichiarato la zona rossa, a loro va la mia completa solidarietà. Insomma, ci sono decisioni che si prendono sapendo che poi ci sono altri interessi che chiaramente non vengono tutelati, però di fronte all'interesse primario della salute, gli altri interessi per forza di cose devono avere un'importanza secondaria. La scuola è terreno di scontro, si apre, si chiude, come è avvenuto proprio nei giorni scorsi a Catanzaro. Vediamo. È stato presentato un secondo ricorso contro l'ordinanza di chiusura delle scuole messe dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Ma questa volta il TAR lo boccia. Le scuole nel capoluogo di regione restano chiuse. Il TAR nei giorni scorsi aveva accolto un primo ricorso presentato da un gruppo di genitori contro la prima ordinanza di chiusura delle scuole, durata meno di 12 ore, perché nello stesso giorno il sindaco di Catanzaro, supportato dai dati dei contagi nelle scuole forniti dall'ASP, aveva emesso una nuova ordinanza per la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, asilo compresi. E proprio contro questo provvedimento era stato presentato il secondo ricorso, oggi bocciato dai giudici amministrativi, che non hanno adottato alcun decreto cautelare presidenziale di accoglimento, tenendo conto dei pochi giorni che rimangono di chiusura prima delle vacanze di Pasqua. Il TAR Calabria ha di fatto riconosciuto la validità delle motivazioni di fondo contenute nell'ordinanza sulle scuole, tutelare in modo esclusivo la salute di alunni e personale, recependo le indicazioni dell'unità operativa di igiene e salute pubblica dell'ASP di Catanzaro. Ne prendo atto, come avrei preso atto col massimo rispetto della decisione opposta, ha commentato Abramo. E con l'occasione il sindaco di Catanzaro sottolinea come ogni sua decisione sulle scuole è stata presa sotto indicazione dell'ASP, che ha fatto presente il rischio di un aumento dei contagi fra i più giovani per le varianti del virus, le difficoltà nel tracciamento dei positivi e dei loro contatti, senza considerare le criticità nella gestione dei tamponi. Il TAR dunque rigetta il ricorso proposto dalle associazioni dei genitori in merito alla seconda ordinanza di chiusura delle scuole e rimanda al 5 maggio la decisione. Non si fa attendere la risposta dell'avvocato Liperoti in rappresentanza dei genitori, che dice: è stato riaffermato il principio che le inefficienze del sistema sanitario regionale non devono ricadere sempre in danno del mondo della scuola. Insomma, una battaglia legale, come sostiene lo stesso Abramo, di cui avremo tutti fatto volentieri a meno.
La sospensione o forse persino il licenziamento potrebbero rientrare tra le sanzioni previste per il personale sanitario che, pur essendo a contatto con i malati, decide di non vaccinarsi. Per ora si tratta solo di ipotesi, visto che la bozza del decreto sull'obbligo di vaccinazione per medici e infermieri è in via di definizione. Siamo alla cronaca, torniamo ad occuparci della operazione importante antidroga ieri a Reggio Calabria. Vediamo. 48 ore fa l'operazione Chirone, condotta dai carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Reggio Calabria contro la cosca Piromaldi, che per diversi anni avrebbe gestito attraverso suoi uomini vicende all'interno dell'ASP di Reggio Calabria e delle strutture ospedaliere della zona tirrenica e della zona ionica. Si è scoperto infatti che attraverso la presenza di due medici che avevano avuto importanti incarichi anche nel Vibonese, in Piromaldi riuscivano a gestire e a determinare certe situazioni. La novità è questa: tra gli ospedali che avrebbero avuto e comunque subito il condizionamento dei Piromaldi c'è anche quello di Locri, da tempo oggetto di discussione rispetto ad un potenziamento che lo stesso meriterebbe. Ebbene, proprio in ragione degli effetti negativi che la condotta del clan Piromaldi avrebbe provocato, l'amministrazione comunale di Locri ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento. Ovviamente per la costituzione di parte civile si dovrà aspettare il prosieguo delle indagini, i tempi sono lunghi, ma nel caso si arrivasse al processo, l'amministrazione comunale vorrà chiedere un risarcimento per i danni appunto subiti dalla struttura ospedaliera del centro ionico. E come avete visto, il servizio si riferiva all'operazione Chirone e a chiaramente tutte le ripercussioni sulla sanità nel Reggino. A questo punto il nostro TG, vediamo le ultime dalla borsa. Chiusura e rialzo per le borse europee in linea con l'andamento dei listini americani. La promessa di Biden di raddoppiare a 200 milioni il target di inoculazioni negli USA entro i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca ha alimentato l'ottimismo sui mercati dopo gli ultimi dati macro che hanno dimostrato come l'economia statunitense sia sulla buona strada per il recupero. Dall'agenda macroeconomica è giunta il dato positivo sull'IFO di marzo in miglioramento oltre le attese a 96,6 punti, come l'indicatore relativo alle aspettative di business pari a 100,4 punti. La Fed ha annunciato la rimozione delle restrizioni sui dividendi delle banche, introdotta precauzionalmente per l'esercizio 2020. A Piazza Affari il FTSE archivia gli scambi in progresso dello 0,7%, positivi anche il CAC 40 di Parigi a più 0,6, il DAX di Francoforte a più 0,9, il FTSE 100 di Londra e l'IBEX 35 di Madrid a più 1,0%, a New York avanzano il Dow Jones a più 0,6, l'S&P 500 a più 0,8 e il Nasdaq a più 0,5%. Sul Forex l'euro-dollaro recupera leggermente terreno a 1,179, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 109,6. Corrono nuovamente le quotazioni del greggio, con il Brent a più 4,1% a 64,1 dollari e il WTI a più 4,2% a 60,7 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund resta in area 96 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,61%. Attesa in serata la decisione di S&P sul rating tedesco, attualmente tripla A con outlook stabile. In mattinata è stato assegnato l'importo massimo previsto di 6 miliardi di bot semestrali con tasso in discesa a meno 0,486%. Tornando a Piazza Affari, Tenaris a più 3,6% chiude in vetta al FTSE, seguita da Telecom Italia a più 3,5%. Quest'ultima beneficia dell'acquisizione di diritti TV della Serie A da parte di DAZN, di cui è partner. Acquisti anche su STM a più 2,6%, mentre arretra di Asorin a meno 2,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Va lentamente instaurandosi un regime anticiclonico che manterrà il tempo stabile sulla nostra regione. Diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte, ma senza fenomeni associati.
temperature senza grandi variazioni rispetto al giorno precedente. Analizziamo lo stato di mari e venti, domani mari calmi con brezze deboli. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.